E all'orizzonte spunta, bello ma brutto, brutto ma bello, il presidente La Belva! Un applauso! Facciamoci sentire, piazza, facciamoci sentire! Presidente, eccolo! È lui! Si chiama Giovanni Aluigi, detto La Belva, ha 50 anni ed è stato rieletto per la sesta volta consecutiva presidente mondiale del Club dei Brutti. Giovanni ha dunque trionfato tra gli altri 7 concorrenti che a Piobbico si sono contesi lo scettro della famosa associazione che, fondata nel 1879, ad oggi conta 25 sedi sparse nel mondo e circa 30.000 iscritti. Dopo l'annuncio dei vincitori ad aprire la parata per le vie del paese sono state Tremoto e la Brutto Mobile, come scritto sull'auto, con il vicepresidente Matteo, detto Gedeone, a seguire le majorette di Cagli, alcune miss e 2 ragazze brasiliane. Ecco il bandino che valorizza le persone per quello che sono e non per quello che appaiono. Il Club dei Brutti era nato con l'esigenza di maritare le zitelle del paese e poi con il passare degli anni l'associazione ha colto una visione più ampia del problema e l'obiettivo ora è quello di sminuire il culto della bellezza e dell'apparenza trasmessa dai media, dai social network e ormai dominante nella società moderna dove spesso si guarda l'apparenza preferendo la forma alla sostanza. Il nostro motto è sdrammatizzare. Se tu sdrammatizzi la bruttezza, sei autoironico, queste cose le fai pesare di meno alla gente. C'è gente che non esce di casa perché ha questi problemi, c'è gente che non riesce a parlare con le donne perché ha questi problemi, ci sono donne che non riescono a parlare con gli uomini perché hanno questi problemi. Noi li sdrammatizziamo e ci siamo riusciti. È bello d'essere brutti.